Noi abbiamo fatto già accordi in passato con Parco Archeologico di Pompei, accordi che poi sono scaduti, accordi diciamo biennali. Nel frattempo ci siamo tutti quanti resi conto che Pompei è una realtà talmente complessa, talmente multidisciplinare, perché lì c'è di tutto a Pompei, è una città, no? Sono 70 ettari quasi di città, che l'Ateneo oggi è in grado di dare un suo sostegno in tanti e diversi modi. Questo nuovo accordo è un accordo che dura 5 anni, un accordo molto più ampio di quelli precedenti, a cui partecipano quasi 10 dipartimenti diversi della Federico II. Quindi andiamo dall'ingegneria, ovviamente all'archeologia, all'architettura, all'agraria e quant'altro. E quindi in questo modo noi mettiamo un po' a sistema queste due che lavorano insieme, queste due grandi realtà che sono appunto la Federico II, con tutte le discipline studiate all'interno di questo grande Ateneo, e il Parco Archeologico di Pompei, che è l'unico al mondo. E come giusto che sia, queste due grandi realtà del nostro territorio oggi veramente vanno a braccetto e riusciamo finalmente a utilizzare tutto il potenziale scientifico, tecnico e culturale dell'Ateneo per far fare, come dire, per aiutare Pompei, che finito il grande progetto Pompei, oggi si lancia verso il futuro, che è un futuro molto interessante perché è un futuro multitematico. Due eccellenze che si mettono insieme per lavorare sulla tutela, sulla conservazione, sulla ricerca, ma anche sulle prospettive di accessibilità, fruizione e valorizzazione. Parliamo di una collaborazione su tutti i livelli, dalla formazione, gli studenti che vengono da noi, ai progetti che sviluppiamo insieme. Ovviamente, non pensiamo solo ad archeologia, architettura, restauro, che sono i nostri alleati naturali, per così dire, ma pensiamo veramente a tutte le discipline che possono dare un contributo. Penso all'agricoltura, il nostro progetto di valorizzazione delle aree verdi, per dare anche un indotto, uno stimolo per il territorio, una prospettiva di sviluppo. Sono temi molto affascinanti, abbiamo bisogno di lavorare con tante professionalità e questa è un'occasione fantastica perché qui all'università ci sono e come, e dunque l'idea è di creare sinergie. Abbiamo attualmente già in essere degli accordi attuativi. I temi sono molto interessanti. Il primo è Pompei fuori le mura, che è un tema che lega Pompei ai siti cosiddetti minori, solo per dimensione, ma che sono di grandissima rilevanza. Penso alla Villa di Oplontis con la decorazione del quarto stile, che è assolutamente non secondaria all'importanza delle domus pompeiane. Quindi voglio dire, il tema vero da un punto di vista urbanistico è quello di mettere in relazione Pompei con gli 8 siti minori che dipendono dal Parco Archeologico di Pompei per innescare processi di trasformazione economiche e sociali che partono dai beni culturali e diventano un volano di sviluppo per il territorio. Quindi è una sfida interessantissima che, grazie alle competenze degli urbanisti che sono all'interno del mio dipartimento, ma anche degli esperti di restauro, nonché alle competenze plurime che i 5 dipartimenti federiciani mettono in campo, si potrà cogliere. Un altro tema molto interessante riguarda l'unica distruzione che è stata fatta all'interno del Parco Archeologico di Pompei a causa delle bombe del secondo dopoguerra e che oggi per la prima volta risponde in modo progettuale e restaurativo a questo vuoto che è proprio alle spalle del Foro Pompeiano.